una partita interessante quella che sta giocando il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ha riunito le sue truppe, ma pare che le assenze siano state tante e anche significative, per vedere come andare avanti con il terzo mandato. E la prima mossa l'ha fatta presentando in consiglio regionale una legge uguale a quella del Veneto che gli consentirebbe di accedere al terzo mandato. Il Consiglio regionale discuterà e probabilmente l'esito finale si saprà solo in base agli accordi politici che interverranno fino ad allora. Di fatto De Luca si è ostinato a fare il terzo mandato. Il perché non è comprensibile. Comunque, evidentemente, vuole continuare a portare risorse a Salerno, a fare quello che ha fatto fino ad oggi, a creare un sistema di potere, il sistema De Luca in tutta la realtà campana, piazzando i suoi amici nei servizi più importanti, vedi trasporti, vedi sanità e quanto altro ancora. Qualche cosa gli è andata male, qualche amico sta passando i guai, come il braccio destro di Alfieri, presidente della provincia di Salerno, ma lui ostinatamente continua ad andare avanti. Ora, la cosa che io mi chiedo e chiedo a voi, che cosa faranno quegli avellinesi eletti in consiglio regionale che si sono inginocchiati a De Luca? Quando il PD, se mai fosse così, dovrebbe o potrebbe bocciare la candidatura di De Luca, che cosa faranno? Si manderanno nel partito oppure sceglieranno De Luca e quindi una battaglia che ha i suoi canoni eccellenti nel mezzogiorno del trasformismo? Vedremo, per ora è un interrogativo.